proprio in un momento come questo, in cui siamo sotto pressione tutti dal punto di vista psicologico, dopo 2 anni di pandemia e qualche mese di guerra, anche un'occasione per recuperare un po' un maggiore equilibrio, non solo fisico, ma anche psichico e psicologico. Peraltro, questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, c'è questa grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro paese. Questo slow living, che noi anche nel rapporto COP da 2 anni intercettiamo, per esempio, in una survey che abbiamo fatto nella seconda metà dell'anno scorso tra gli stili di vita che erano in maggiore crescita, il primo era proprio quello di camminare a piedi.